La particolarità di questa adorazione settecentesca riguardo alla rappresentazione dei pastori è la scelta dell'ignoto pittore di raffigurare solo persone molto giovani come bambini. L'impostazione della tavola, divisa esattamente in due parti, dispone a destra la Sacra Famiglia all'interno di una povera capanna e a sinistra quattro giovani pastorelli. Tra di essi, compresa una fanciulla che si presenta scalza e con il proprio cestino, sono in adorazione e contemplazione del bambino Gesù, presentato loro dalla Vergine Maria. Pur essendo in una scena ambientata tra l'interno e l'esterno, non caratterizzata in modo particolare come un notturno, permane in espediente delle aureole raggiate e luminose che conferiscono nuova luce emanata dal punto centrale del dipinto. All'interno della capanna è seduto San Giuseppe, meditabondo, con il bastone fiorito tra le mani, segno tradizionale della sua elezione a sposo di Maria e padre putativo di Gesù. Sul medesimo asse diagonale, ma all'esterno, è raffigurato il quarto pastorello, un po' defilato e più vicino al gregge. Da notare la cura con cui sono state dipinte le pecore. Sembra dilettarsi suonando il flauto. L'abbigliamento dei pastori è evidentemente fuori dal tempo storico della nascita di Gesù e li connota al Settecento secondo la contemporaneità dell'artista.